Amici di 365, buongiorno. Oggi vi parlerò della Powerstrap X4 di Fizik, scarpa che il marchio italiano ha pensato, ha progettato per il mondo gravel. Durante i test che sto effettuando su Supernova ho avuto modo di utilizzare molto spesso questa scarpa e di fare molte uscite nel stile gravel e quindi di farmi una buona impressione di questo modello. La caratteristica principale di questa scarpa è il Powerstrap. Questa tecnologia, questo disegno dei velcri che chiudono la scarpa, che permette un avvolgimento migliore rispetto al classico due strap che sono un po' da laccio emostatico. Infatti, soprattutto quello inferiore, come vedete, ha un ancoraggio nella parte anteriore vicino ai metatarsi, gira in questo modo e crea quindi una struttura che avvolge molto bene la parte anteriore del piede, quindi ci permette di graduarla a seconda anche della forma del nostro piede, una graduazione direi infinita. Parte in cima è quella che ci permette invece di avvolgere meglio il collo del piede. Devo dire che è molto efficace, ho provato a stringerle forte per avere una struttura ben salda e pronta, ed è chiaro, in quel caso il comfort va un po' meno, però nella chiusura normale da giri di 3-4 ore la scarpa si è dimostrata molto comoda e con una buona comfort e una buona pedalabilità. Da vedere molto bene anche la struttura interna. Se a prima vista questa scarpa assomiglia molto, molto da vicino a una scarpa da strada, bisogna però immaginare che la struttura interna non è come quella da strada, e il motivo è anche abbastanza semplice. Su strada abbiamo l'asfalto, quindi le vibrazioni che il nostro piede deve subire sono minime. Se invece parliamo di gravel, dobbiamo immaginare strade bianche, strade ciottolate, quindi delle situazioni dove ci sono delle forti vibrazioni anche sulla pianta del piede. Se noi avessimo una struttura troppo rigida a questo livello, dopo mezz'ora avremo i piedi doloranti. Qui hanno fatto un buon lavoro cercando un bilanciamento tra la prestazione e il comfort, trovando sicuramente la quadra in questo tipo di attività. La parte dedicata alla camminata è molto minimal, come si può vedere, una struttura pulita, molto minimale. Questo però, anche grazie alla forma arrotondata e alla forma posteriore ben studiata, ci permette comunque di muovere bene il piede durante la camminata, che la scarpa non si piega, non è che camminiamo perché si piega la scarpa, ma perché la forma della scarpa ci permette di dare il giusto movimento anche nei tratti camminati. Mi è capitato di dover attraversare un fiumiciattolo piuttosto che altre situazioni del genere, e la scarpa si è comportata comunque bene. Non immaginiamo una scarpa da cross country, però per quello che è l'utilizzo, quindi gravel, sicuramente molto valida questa tipo di situazione. La linea pulita essenziale con questi due velcri a me piace molto, sia dal punto di vista estetico ma soprattutto dal punto di vista pratico. Nell'off-road, mio modesto parere, meno strutture ci sono, meno strutture si possono rompere o danneggiare per il fango, per la polvere. Quindi il fatto di utilizzare dei velcri che sostanzialmente con una piccola spazzola si possono pulire e difficilmente possono rompersi al contatto con dei sassi o con delle altre situazioni, è secondo me una scelta ottimale. Cosa dire della pedalata di questa scarpa? Si pedala bene. La libertà di movimento della caviglia permette di avere una buona pedalata rotonda ed efficace. Volessimo anche fare una bella sparata in stile stradale, se le gambe ce lo consentono, la scarpa funziona bene e non dà nessun problema. Leggera per il tipo di lavoro e quindi bene. Ultima annotazione interessante è questa protezione qui davanti. Qui la vedete completamente sporca perché in questi mesi l'ho usata. Perché dico che sia importante questo tipo di struttura? Perché dobbiamo pensare che le bici gravel molte volte sono compatte, molto simili da quel punto di vista a una bici stradale, ma nello stesso tempo ci si trova magari a dover fare dei piccoli tornantini stretti. E pedalo, giro, può esserci che la ruota davanti, il copertone davanti, possa toccare anche la nostra scarpa, in più di un'occasione anche, o comunque possa toccare la scarpa stessa contro un sasso, così. Avere questa protezione nella parte anteriore ci permette di salvaguardare la struttura della scarpa e di poterci permettere così di utilizzarla per molto più tempo. Senza questa struttura probabilmente qui avremo dentro dei taglietti o delle situazioni che non sarebbero piacevoli. Per cui, indicativamente direi un'ottima scarpa per il mondo gravel, direi che è molto bella, piaciuta, approvata.